Allora, siamo qui con Pippo Sant'Anastasio. Volevo sapere, Pippo, cosa ne pensa del film che stai per girare? Beh, penso che è una cosa molto interessante per me questa, perché non ho mai girato un film fantastico, una fiaba di questo tipo. Poi il personaggio mio è un personaggio importante nella storia. Importante in che senso, Pippo Sant'Anastasio, questo personaggio? Beh, direi che è importante perché è il personaggio che consegna a Karin il ciondolo della vita, il ciondolo dell'altro mondo, il ciondolo che la porterà a vivere questa esperienza nell'altro mondo. Quindi io trovo che sia un personaggio molto importante. Bene, Pippo Sant'Anastasio, un'altra domanda che vorrei farti. Tu sei tifoso? Sì, molto. E sei tifoso di che cosa? Della Juventus? Per carità. Per carità, perché mi vuoi rovinare la giornata? Io sono interista. Interista, la squadra più pazza ma più bella del mondo. Grazie Pippo Sant'Anastasio, sei stato molto gentile. Prego, grazie a te per avermi intervistato. E il film io consiglio di venirlo a vedere. In tanti. Portate i bambini, ma venite anche voi. Anche se siete grandi, anche se siete vecchi, venite a vederlo perché è una bella fiaba, fatta bene, ambientata bene, divertente, e poi ci sono anch'io.